Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Ho montato questo carico elettronico della Torque, che se n'era parlato in un altro video che abbiamo fatto l'unboxing, e vi farò vedere le varie fasi del montaggio. Inoltre si farà una piccola prova fuori dalla scatola. In un altro video lo metterò in una scatola e vi farò vedere il progetto finito in scatolato. Così intanto in questo video vi dico le mie impressioni. Perciò seguitemi in questo video e andiamo avanti. Eccoci qua con il carico a torque da montare. E ora avviteremo tutte le viti e metteremo insieme quattro moduli. Metteremo insieme. Vediamo se riesco a farlo nella maniera migliore. Ogni modulo è segnato e va con l'altro modulo segnato nella stessa identica maniera, che vanno accoppiati, è facile accoppiarli. Proviamo. È facile accoppiarli, ma non troppo, perché tutte le volte che si muove si staccano. Comunque ci proviamo, mettiamo la prima vite, che è quella più difficile, e poi il resto, come si dice, viene da sé. Non so quanto questi collegamenti potranno reggere in base alla potenza che loro dichiarano. Comunque, tanto non è uno strumento che poi alla fine mi serve, ma è semplicemente uno strumento che sono stato curioso di prendere per provarlo. E sicuramente a correnti più basse funziona tranquillamente. Tanto carichi fittizi ce n'ho già che funzionano. Vediamo se hanno messo abbastanza viti. Se hanno messo. Sono viti cinesi, nel senso che la filettatura lascia il tempo che trova, eh? È che siano una specialità. Ora poi li butto via, proviamo quest'altra. Ecco qua. Ora poi magari stoppo il video o lo velocizzo, perché sta a vedere un tizio che mette tutte le vitine. Ecco.
quanto noiosa. Ne prenderemo un altro. Allora, vediamo se si avvitano da questa parte. Sì, forse dopo. È noioso. Allora, l'inizio del montaggio è fatto, le viti, cioè lo sto iniziando, le viti sono alquanto bruttine. Io stopperei il video un attimino, e finisco di assemblare il modulo insieme, tanto il fatto di vedere le viti montare, comunque quando poi è montato viene così. Il fatto di vedere montare le viti non è che sia troppo bello, e riprendiamo dopo, riprendiamo. Allora, ho montato l'apparecchio, non presenta per il montaggio nessuna difficoltà di sorta, tranne che avere pazienza, perché le vitine sono vitine da mano di fata e sono non vanno troppo bene, diciamo, non sono perfette. Ho dovuto cambiare diversi dadini perché non si avvitavano, e mi domando, tutti questi dadini avvitati alla fine insieme, quanto potranno reggere con le vibrazioni delle ventole e compagnia cantante. Comunque l'ho montato e ora possiamo fare una prova così veloce, prima poi di metterlo nella scatola e di vedere un attimino le caratteristiche che ha nella scatola. Ovviamente non sarà un apparecchio da usare a potenza massima, secondo me, però magari chi vuole fare un apparecchietto che gli serve saltuarmente e gli dà diverse indicazioni, potrebbe essere interessante, perché qui ci va un sensore di temperatura se uno ci vuole provare una batteria, c'ha diverse poi impostazioni nel software che non starò a analizzare più di tanto perché non mi interessa. Questi morsetti, se lo metto nella scatola, li tirerò fuori. Il bello di questi due morsetti qui sono che i due morsetti laterali ci va alla potenza, mentre quelli invece piccolini sono possono andare alla fonte, alla batteria, a quello che sia, per andare a leggere proprio la tensione sui morsetti direttamente d'uscita, cioè praticamente non viene tenuto conto della perdita che c'è di tensione nella caduta di tensione dei fili. È praticamente una lettura a quattro fili che può essere comoda se uno la vuole fare, se no questi due qui, le ponticelle insieme, però leggerà la caduta di tensione. Invece in questa maniera qui, come ho fatto io, due fili più fini, che sono solo quelli del volmetro praticamente, arrivano a questo alimentatore. Gli altri due fili più grossi sono due pezzettini di 6 mm sempre che vanno all'alimentatore. Uno sfrutterà la potenza e uno sfrutterà, diciamo, per leggere la tensione. Questo è un alimentatore da 45 ampere che si usa a bordo anche come caricabatterie, può far caricabatterie e alimentare anche le utenze, arriva fino a 45 ampere su 12 volts e qualcosa, sarà tarato per 13,8 probabilmente per la carica delle batterie. Possiamo da testare, vedere cosa succede un attimino, quanto scalda, quanto partono le ventole e compagnia cantante. Ho già notato che le ventole, impostando sopra i 9 ampere, partono direttamente, non vanno più col sensore della temperatura, e se no qui il sensore è impostato per far partire le ventole intorno a 50 gradi, 52 gradi, diciamo a correnti inferiori ai 9 ampere, mi pare. Ora si prova comunque. Allora, qui purtroppo c'è un po' di luce, proviamo a accenderlo, lui dovrebbe fare il suo ecco, parte, fa tutto
il test e è partito e sta segnando che lui era regolato per 5 ampere, regolato e niente, se io infatti accendo l'alimentatore, se non salta tutto perché non ho provato. Allora, vediamo se accendo l'alimentatore un attimo, accendo l'alimentatore, scusate, se gli do corrente, se no l'alimentatore non l'accendo. Comunque, allora, diciamo, io accendo l'alimentatore, questo rumore che sentite purtroppo è la ventola dell'alimentatore, vediamo se si può, non si può, e lui dovrebbe segnare 14 volts circa con nessun assorbimento. Se io ora lo metto su on, lui praticamente mi segna 68 watt, 5 ampere, e le ventole, come vedete, non partono. Se io aumento la corrente, spostando questo si va, aumento la corrente, 6 ampere non partono, 7 ampere non partono, 8 ampere le ventole sono partite, a 8 ampere partono le ventole. Vediamo a quanto partono le ventole. Io lo imposto a 7 ampere, questo qui segna la temperatura delle, purtroppo ci devo tenerlo in mano questo qui, perché se no le luci ci danno fastidio, e segna 24 gradi per ora. Vediamo un attimino se riusciamo a inquadrarlo con qualche cos'altro per farlo vedere meglio. Un attimino solo, un attimino. Allora, così si dovrebbe vedere meglio. Lui ora sta lavorando con 7 ampere, sta lavorando con 7 ampere, la temperatura, mi sa che non riusciamo a vederla, sicché vi dovrete fidare di me. La temperatura in questo momento sono 37 gradi e le ventole non partono. Se ne sta lì tranquillamente. Se io la mettessi a 38 gradi, se che aspettiamo un attimino che la temperatura si vede, sì, che partono le ventole, poi velocizzo il video ovviamente. Quantum gradi dovrebbero partire da un momento all'altro. Partite le ventole a circa 51 gradi e stanno già ricalando, sta già ricalando. Ora siamo a 45 gradi. 43 e probabilmente si spengono, si sono spente a circa 43 gradi. Ora facciamo una cosa, portiamolo a un assorbimento di una ventina di ampere, portiamolo, vi passo davanti un attimo, vediamo se riesco a farlo con quest'altra mano. Allora, 7, 8 ampere, partono subito le ventole, 9 ampere, 10 ampere, 11 ampere, andiamo a 20. 20 ampere. Si è fermato le ventole perché l'alimentatore
era andato in protezione perché era sull'interruttore che protegge l'alimentatore che gli dà metà corrente. Allora, riaccendiamo. 20 ampere sono 270 watt. Vediamo, ora lascio questo, purtroppo non c'è verso di farlo stare dritto, perché dovete vederlo un attimino storto, abbiate pazienza. E ora siamo 40 gradi, vediamo cosa succede con 20 ampere di assorbimento e 270 watt. Questo, vi ricordo, è nato per 400 watt, se non ricordo male. Se noi superassimo i 400 watt, lui si dovrebbe spengere direttamente. Però volevo vedere con circa 270 watt a quanto sale la temperatura delle ventole, quanto sale la temperatura, diciamo, dei radiatori. Per ora è fissa a 39 gradi, se non mi sbaglio, e se ne sta lì. Anche al tatto non sono particolarmente caldi, anche se si sente uscire un bel po' di aria calda. Secondo me ci vorrebbero dei dissipatori un pochino più grandi, però lo vogliamo provare così com'è. Secondo il termometro che è dello strumento stesso, dice che siamo attorno a 38 gradi. Non mi fido a tirarlo su, a andare a toccare le CPU. Possiamo provare, vediamo se facciamo dei danni. Sentire una CPU. CPU sono le CPU, sono radiatori da CPU, parlavo di CPU. I MOSFET sono freddi abbastanza, anzi praticamente freddi al tatto, sicché tutto il calore viene dissipato abbastanza bene dalle ventole. E qui, diciamo, siamo a 38 gradi. Effettivamente questo coso, chiamiamolo coso, sembra funzionare. Vediamo che succede se io vado a superare i 400 watt. Proviamo un attimino. Allora, 270 watt si dovrebbe vedere. Spostiamo questo, andiamo a 30 ampere, 400 watt e qualcosa, aumentiamo di 1 ampere, 415 watt. Ora sale la temperatura delle ventole, dovrebbe staccare, però non stacca assolutamente. Torniamo indietro perché non vogliamo friggerlo. Lasciamolo un attimino su 25 ampere, vediamo che succede. 47 gradi. Mi correggo, dovrebbe essere 600 watt, dovrebbe essere questa cosa. Allora proviamo a vedere cosa succede se supero i 600 watt. Speriamo di non friggerlo. Allora, sembra funzionare abbastanza bene, perché a 600 watt ovviamente con 12 volt non ci si arriva con 40 ampere,
Datemi una calcolatrice un attimo. Dicevo che ovviamente 40 ampere a poco più di 12 volts, a 13 volts che ci siamo, sono 13 per 40, 520 watt, sicché a superare 600 watt per farlo fermare non ci arriviamo, però ha superato i 40 ampere e è tornato indietro a 25 praticamente, sicché è una bella cosa. Ora qui sta lavorando a 15 ampere, sta lavorando, e le temperature dei MOSFET sembra che siano 35 gradi. Io proverei a portarlo a 30 ampere ora e lasciarlo un po' a 30 ampere, vediamo quanto salgono. Se si legge, sì, si dovrebbe leggere in qualche maniera, ma comunque ve lo dico io, perché poi non so se nel filmato si vedrà bene questi numeri piccolini. Siamo a 400 watt, 41 gradi, 42 gradi, se arriva a 50 gradi ovviamente io lo stacco, perché la frittura di MOSFET non fa per noi. Vediamo un attimo, però secondo me le supera abbondantemente 50 gradi con 30 ampere, che però è già buono. Anche 7 gradi, 47,8, 8. Ora qui esce parecchia roba calda, potrei sentire i MOSFET sono ustionanti. MOSFET sono caldi, molto caldi, sono a 50 gradi circa, perché il dito ce lo tengo a malapena. E qua è tutto caldo, caldo al circuito stampato, sono calde le resistenze, è tutto veramente molto caldo, e siamo andati a 50 gradi con 50 gradi e 7, 50 gradi e 6, sembra che con 30 ampere ci siamo stabilizzati lì, 50 gradi e 9. Proviamo a portarlo a 25 ampere, poi si finisce la prova. Vediamo se cala. 51 gradi, 50 gradi, 49, ecco, diciamo che fino a 25 ampere uno diciamo che fino a 25 ampere a 13 volts e 4 si comporta abbastanza bene, perché la temperatura praticamente sta scendendo, ora è a 47 gradi e 8, per essere quello che è, diciamo fino a 300 watt è un cosino che sicuramente va bene. Non mi azzarderei a tenerlo tanto
a 400 watt o a 600 come dicono loro, perché secondo me la temperatura sale talmente tanto da guastare il MOSFET, e anche questo stampato secondo me non è molto progettato per reggere così tanta corrente. Infatti è tutto caldo, cioè proprio il circuito stampato è caldo, proprio. Ecco fatto, sono qui di nuovo perché sono una persona curiosa. Ho collegato un termometro doppio su due MOSFET, uno all'inizio qui e uno in fondo, e vediamo cosa succede rispetto al termometro che è indicato qua, quanto scaldano, che differenza c'è. Riportiamolo subito su una ventina di ampere e poi alziamo, andiamo a 30. Allora questo segna 34 gradi e 6, e là c'è già una bella differenza di temperatura fra un MOSFET e quell'altro. Ci sono 10 gradi di differenza fra il primo modulo e il secondo. Il primo modulo è T2 e l'altro è l'ultimo MOSFET in fondo. Questo qui segna 36 gradi, praticamente come l'ultimo MOSFET. Con 20 gradi andiamo a 25, con 20 ampere scusate, andiamo a 25, che sono 300 watt, ora non mi sembra possibile che l'ultimo MOSFET sia così freddo, o c'è un problema in una delle sonde del termometro, perché che non sia nemmeno a 40 gradi non ci credo. È fredda la letta, però queste sono molto più calde, molto più calde. Le alette sono molto più calde. Questa qui si è spenta il termometro. Questa qua in fondo è quella più fredda di tutti. Sulla prima non ci si tengono le mani, perché la prima è quella che scalda di più e ovviamente l'ultima è quella che scalda di meno, ma di parecchio. Di parecchio. È una cosa che va tenuta conto, anche perché qui mi dice che abbiamo 44 gradi, mentre in realtà il MOSFET, la temperatura del MOSFET, siamo già a 55 gradi. Ora non sono come quelli che magari dicono fino a 100 gradi non succede niente, il MOSFET se arriva intorno a 70 gradi ok, c'è proprio il rischio di friggerlo, il MOSFET come qualsiasi altro semiconduttore sulla superficie, perché ovviamente la giunzione è molto più alta,
che andare a testare magari il MOSFET con o un altro componente con la superficie che si arriva a 100 gradi, secondo me è un azzardo, però per ora è sempre, diciamo, con 25 ampere una temperatura accettabile. C'è da considerare che in realtà segna più di 10 gradi, cioè il MOSFET ha una temperatura di più di 10 gradi di quella che segna questo termometrino qui incorporato. Segna 44 gradi, siamo a 55-56. Se te bisogna farci affidamento, ma fino a un certo punto. Questo è sempre quello più freddo, che abbiamo rilevato anche che, questi qui sono, questi dissipatori sono parecchio più caldi. Tra il primo e l'ultimo c'è 15 gradi di differenza. Ha messo anche un po' di tolleranza nei termometri, mettiamo che il termometro fra una sonda e l'altra ci sia, che ne so, esageriamo, 5 gradi di tolleranza, per motivi non è possibile, ma mettiamo ci sia 5 gradi di differenza fra un MOSFET, cioè fra il primo modulo, il primo MOSFET e l'ultimo là, comunque c'è sempre 10 gradi di differenza. Infatti questo qui mi sta segnando 44 gradi e siamo a 56. È accettabile, è una temperatura di MOSFET accettabile. Proviamo a portarla a 30, vediamo che succede. 30 ampere, 57 gradi, 30 ampere ovviamente a 13 volts, che è 400 watt. Diciamo che io ho più di 400 watt da questo coso qui, lo chiamo coso cinese, non ce li tirerei fuori, anche se lo danno per 600, probabilmente 600 va bene per tenercelo 10 secondi. E siamo a 400 gradi, la temperatura continua a salire, siamo a 60 gradi ora del primo MOSFET, l'ultimo segna 43, ma mettiamo che sia anche a 50, e comunque sia sono queste non ci si tiene le mani sulle alette, mentre questa ci si tiene tranquillamente. È chiaro che è più fredda, che c'è proprio questa differenza. Ripeto, non sarà tutta questa differenza per il motivo anche magari che le sonde non rilevano la stessa temperatura, cosa che non mi sembrava, perché ci ho fatto delle prove, mi sembrava che ci fosse uno scarto di un grado o due. Questo segna, il termometro suo segna 51 gradi, ce l'abbiamo 62 sul corpo del MOSFET. Che, insomma, 30 ampere, diciamo 400 watt ce le possiamo tirare fuori. Io direi che caliamo amperaggio, facciamo raffreddare il tutto e poi penso che possiamo concludere questo video qui. Poi se ne farà un altro con l'apparecchio montato nella scatola. Poi non so cosa ci farò con questo qui, ma insomma mi fido poco a usarlo, onestamente.
Comunque, era per fare una prova, le temperature stanno scendendo e con le temperature che scendono, sperando che poi invece quelle esterne salgano, così andiamo a fare anche delle belle girate magari. Comunque, con le temperature che scendono, io intanto vi saluto. Vi ringrazio di aver visto questo piccolo video, poi ripeto ci sarà il continuo dopo che l'avrò montato in una scatola e come al solito mettete mi piace e iscrivetevi al canale che così cresciamo tutti. Sicché un saluto, ciao ciao a tutti e ci si vede.